Buongiorno my loves, come state? Io sto finalmente riprendendo in mano la mia vita e sento che non posso più permettermi di mancare così tanto in queste situazioni. Probabilmente per ripartire per così tanto tempo dovrò aspettare una stabilità maggiore e diciamo che giugno non è stato tra i mesi più azzeccati per mancare perché sono successe tante di quelle cose, con poi la ristrutturazione in mezzo è stato veramente impegnativo. Adesso tipo è più di una settimana che sono tornata, ma sto facendo fatica a riprendere in mano tutto, anche perché mi sta succedendo qualcosa di molto interessante. Sto uscendo talmente tanto, sto facendo tante di quelle cose che prima non facevo con così tanta frequenza che mi rimane poco spazio per stare a casa o per dedicarmi alle cose che comunque richiedono in qualche modo la mia attenzione. In questo momento, giusto per confermare la teoria, sto andando a trovare mia sorella perché, come sapete, si è trasferita da poco, non ho ancora visto la casa. E in realtà anche lei non la vedo da un po' e quindi mi sono preparata. Adesso sto andando per fare una cenetta con loro, salutarli, sbacciucchiarmeli e per salutare il gattino perché hanno preso un gattino e sono tipo non vedo l'ora di vederlo. E questa settimana, da quando sono tornata, ho fatto anche un sacco di giri e un sacco di acquisti perché ovviamente dovevo comprare alcune cosine. E poi un giorno sono andata, domenica scorsa in realtà, sono andata al lago ad Arona con la mia amica Marcella e abbiamo fatto shopping. Non era programmato, però ho trovato dei negozietti talmente belli ad Arona che non ho potuto resistere e quindi la prima cosa che vi voglio fare è proprio l'acquisto fatto ad Arona. Ho comprato da Code Concept Store ed è un negozio bellissimo, mi rimanda Ibiza vibes o comunque vita da isola, vita da festival tipo Coachella, e c'erano talmente tante cose bellissime che ho fatto fatica a scegliere, però queste due cose hanno proprio rubato la mia attenzione, il mio cuore. Adesso ve li faccio vedere. Allora partiamo dalla prima, che è questo top un po' osé, ma è un top per uscire, quindi non è lingerie, è un top per le uscite serali, diciamo così, però si presta anche per uscite di giorno. Io l'ho indossato già di recente perché sono andata al concerto di Sofiane Pamart, che ho scoperto tra l'altro tramite le inserzioni di Instagram e mi è piaciuto talmente tanto che ho comprato subito il biglietto. Era praticamente un concerto tutto suonato al pianoforte. Lui veramente, a parte essere un personaggio spettacolare, suona in una maniera sublime. E quindi ho indossato questo top al concerto più il secondo acquisto preso sempre in questo negozio qua, che è questa gonnellina molto bella. Adesso le indosso anche, ve le faccio vedere, però praticamente ha queste piumettine, queste frangettine che la rende molto molto interessante e bellissimo. Tra l'altro non serve neanche che lo indosso, faccio prima a mettervi qua la foto di quando l'ho indossato, il video, perché sono sicuramente spezzoni che possono rendere di più l'idea di questo outfit piuttosto che indossarlo adesso in casa con tutto questo background disruptive che ho dietro di me. Come vedete nella foto, ho indossato il top che manco si vede tra l'altro, più la gonnellina, con sopra una camicia in lino molto estiva e delle scarpe da ginnastica, un paio di Samba, Adidas Samba, e stavo veramente benissimo, mi sentivo super super elegante, ma allo stesso tempo un po' sexy e allo stesso tempo un po' sbarazzina. Quindi mi ha divertito talmente tanto questo outfit che non vedo l'ora di indossarlo di nuovo. E se sul momento ero un po' indecisa su questi due pezzi perché mi hanno sì rubato il cuore, ma mi dicevo: ma dove li indosserò?
e si è presentata subito l'occasione. La cosa bella di questa gonna è che ha anche la fodera, quindi non è solo la parte sopra che svolazza parecchio, ma anche la parte sotto che ti permette di rimanere con le chiappe coperte anche in caso di folate di vento. Poi, essendo di una lunghezza proprio giusta, non è per niente volgare, ma allo stesso tempo femminile, molto delicata, molto elegante e divertente. La trovo molto divertente e questo outfit in generale mi fa sentire un po' le vibe di Sex and the City. L'unica cosa che non mi convinceva di questo outfit erano le scarpe, ma ho un problema: non riesco a trovare scarpe estive perché i sandali non mi fanno impazzire e quindi dovrei andare a cercare magari dei mule o dei sabot estivi. Però devo avere anche il tempo per farlo, perché le scarpe abbiamo capito che non le posso ordinare online, quindi devo proprio trovare fisicamente il tempo per andare a farlo e ho il sospetto che succederà molto presto perché è in arrivo la mamma e quindi andremo a fare anche un po' di shopping, lo so già, e molto probabilmente torneremo anche ad Arona. Tra l'altro vi volevo chiedere cosa ne pensate dei sandali chunky, perché l'unico sandalo che prenderei è proprio quello chunky, tipo stile Chanel chunky, vi metto qua il reference. E so che è un argomento un po' che accende gli animi, perché non piace molto. A me piace. Perché se hai un piedino sottile, comunque molto affusolato e delicato, ci sta bene. Se invece hai un piede un pochino più importante, già lo vedo un po' peggio. Però ditemi la vostra qua sotto nei commenti, cosa ne pensate? Dovrei prenderlo o meno usandolo così? Perché sento che su di me può stare bene, però allo stesso tempo lo indosserei più in versione sportiva con magari dei pantaloncini o dei pantaloni e non con la gonna, però chi lo sa. E poi invece, se non quelli, cosa ne pensiamo dei Birkenstock? Perché io un po' mi piace il mood, ma dall'altra parte non mi sono mai convinta ad acquistarlo sempre per la stessa ragione. Perché poi uno dice: ma sì, devi indossare quello che ti pare, però io ci tengo all'apparenza, ci tengo all'aspetto esteriore, ci tengo all'estetica e quindi chiedo il consiglio perché per me è importante. Detto ciò, non è che si riduce tutto solo a quello, ma ci tengo ad avere un bel aspetto. Ora vado a prendere l'altro ordine che ho fatto, arrivo. Sto praticamente correndo perché non voglio più fare video lunghissimi e sono già 9 minuti, ai ai Veronica. E poi perché devo partire, mia sorella mi sta aspettando, quindi non ho moltissimo tempo a disposizione. Allora, ho fatto due ordini online, uno su Amazon e uno su eFarma. Facciamo velocemente perché molte di queste cose sono cose già viste e riviste, quindi si tratta solo di rispolverare un po'. Allora, qualche mese fa avevo acquistato questo prodotto qua, Scholl, maschere per talloni, esfoliante, super esfoliante, praticamente funziona che tu lo metti su per un'ora, massimo un'ora e mezza, e poi i talloni si ammorbidiscono e nel giro di una settimana va via, cioè proprio perdi tutta la pelle morta, diciamo così, tutta quelle, con la pelle indurita, viene sciolta da questo prodotto e non è che va via all'istante, però ci metti all'incirca una settimana, quindi mi raccomando, se dovete partire per le vacanze, fatelo almeno una settimana prima questo trattamento, però io l'ho ricomprato perché ha funzionato veramente. Che è stata una meraviglia, proprio non ci volevo credere, avevo i talloni morbidissimi come quelli di un bambino. È stato più di 2 mesi fa questo, non so esattamente quando, ve lo scriverò qua sotto perché andrò a pescare quando esattamente ho fatto il trattamento per curiosità anche mia. Però i miei talloni sono ancora super morbidi. Non voglio, cioè, credetemi sulla parola, non voglio mettere i miei piedi qua in primo piano su YouTube. Cioè, non ve lo direi se non fosse così, è proprio funziona, solo che essendo passati
più di qualche mese, adesso in vista dell'estate, in vista di indossare qualche scarpetta un pochino più aperta, li devo un attimo rifare. Devo rifare il trattamento per renderli di nuovo perfetti, perché adesso sono messi bene, ma non proprio alla perfezione. E quindi questo l'ho ricomprato. Poi, per mantenere, perché nel tempo mi sarei potuta mantenere meglio, ma non ho la buona abitudine di mettere la crema per i piedi e ho pensato che fosse dovuto al fatto che avevo una crema che non mi piaceva perché era troppo grassa, ungeva troppo e proprio non riuscivo a tenerla su, mi dava proprio fastidio. Allora ho provato a comprare una crema nuova e ho preso questa qua, Scholl crema idratante anti secchezza, e l'ho già usata un paio di volte. Un profumo buonissimo, leggera però molto molto emolliente, quindi ammorbidisce tanto e proprio idrata la pelle. E questa proprio la riesco a mettere anche sulle mani, ad esempio, mentre quella di prima no. Quindi due prodotti super consigliati in vista delle vacanze. Mi raccomando, partiamo con i piedini perfetti, perché vogliamo dare il massimo. Ora andiamo sull'ordine e-pharma. Abbiamo le solite cose, si tratta solo di refill, però ormai sono talmente consolidati nel mio beauty che mi sento di dire che sono i miei must per una pelle perfetta, che poi perfetta non è, però una pelle che ha un bel aspetto, luminoso, idratato, uniforme. Allora, per il giorno abbiamo la crema Hydro Tensor Gel crema anti rughe opacizzante e ristrutturante con acido ialuronico e Mio Lift e Lupeolo. Relastil è un marchio che sto amando da quando l'ho iniziato a provare e non intendo cambiarlo. Per gli occhi usiamo come sempre Tollerien di La Roche-Posay. Questo è super delicato. Io ho la pelle intorno agli occhi estremamente delicata, probabilmente per il fatto della vitiligine, e quindi non posso mettere un prodotto qualsiasi perché sennò mi vengono tutti i puntini rossi, mi si irrita la pelle. E questo è davvero l'unico che funziona alla perfezione con me. Infine, per la notte abbiamo Relastil Progression crema antirughe riempitiva e rimpolpante. Questa è molto più idratante, molto più ricca rispetto al gel per il giorno. Questi sono i miei tre must per il viso. Insieme a questi, ormai un must per il beauty da viaggio è questo qui, Uriage acqua termale. È un gel per lavare il viso che è protegge e purifica il viso, però in modo molto delicato, quindi adatto per le pelli sensibili. E questa è una cosa che mi sento di dire. Quando ero più giovane, col fatto che avevo la pelle mista, ho la pelle tuttora mista, però un po' meno di prima, forse perché uso tutti i prodotti giusti, ecco, quando ero molto più giovane, tendevo a comprare dei prodotti che proprio seccavano tantissimo la pelle, proprio lavavano all'impossibile, e questo faceva sì che la pelle producesse ancora più sebo. E quindi mi sento di consigliarvi a voi che come me avete la pelle mista di usare prodotti delicati, adatti per le pelli miste, ma delicate, delicati e che siano molto molto gentili nel processo di pulizia. Sempre per la stessa ragione, un altro classico nel mio beauty è questo, il gel Apivita, il gel schiuma per viso e occhi, e è buonissimo, c'è niente da dire. Costa, perché un tubo così costa quasi 12 euro, sono 200 ml, però 200 ml, se usati proprio ti serve una piccola nocciolina di prodotto, basta. E ti basta per veramente tanto tempo e quindi li vale tutti proprio i soldi spesi perché è super delicato. Un altro classico, la crema per le mani. Questo è di nuovo Relastil e Xerolact.
Questa è un'altra storia d'amore. Ha un profumo talmente buono che è quasi diventata una dipendenza per me. Sa di latte vaniglia, proprio di questo sa, e lo sto amando. È una crema che su Efarma non costa tantissimo, costa 3 euro, questo tubicino qua, che rispetto alle quantità classiche da supermercato da 50 o 100 ml costa di più in proporzione, però questa è una crema che veramente fa quello che deve fare, e cioè idratare le mani, farle profumare, farle diventare morbidissime. Poi ho preso delle maschere che avevo già comprato e ho ricomprato, però solo quelle che ho adorato di più tra tutte. Ho preso la maschera all'argilla e propoli. È veramente, fa magia, fa miracoli, perché tu la metti su e ti sembra che non stia facendo niente, ma in realtà l'argilla assorbe tutta la sporcizia dal viso e, come un magnete, tira fuori anche alcuni punti bianchi e anche quelli neri, proprio le spreme, li tira fuori. Non so come funziona, perché proprio le assorbe, sembra, è una cosa miracolosa. Però non secca la pelle, quindi è un prodotto veramente super valido. E poi questo, che quando l'ho provato mi ha stupita. Cioè, dopo aver usato questo, che è una maschera alla zucca detox, mi ha lasciato una pelle talmente morbida e talmente tirata che mi sembrava di aver fatto il lifting. Spero di avervi reso l'idea. Poi un po' di integratori e farmaci. Ho fatto scorta di Inofert, questo ormai lo sapete, lo prendo per l'ovaio policistico, non devo stare a ripetere. È inositolo, chi soffre di ovaio policistico, se non l'ha già scoperto l'inositolo, andate a parlare col vostro ginecologo e capite se può fare al vostro caso. Infine, cosa ho comprato? Loki Task. Allora, mi vedete super on fire, perché proprio in questo periodo vivo così. Cioè, proprio ogni istante è una corsa, perché devo fare mille cose, devo portarmi avanti, perché voglio trasferirmi quanto prima, perché se non fai una cosa tutte le altre rimangono bloccate, quindi devo fare, devo continuare a fare, in più il teatro, in più tante cose che avevo lasciato indietro, quindi vi ho già fatto stancare, lo so. Fatto sta che quando sono così stanca, arrivo la sera che già adesso il mio cervello va in pappa e mi prendono dei mal di testa fortissimi. Giuro e prometto che mi sto riposando meno di quello che vorrei, perché anche quando mi metto a dormire poi non riesco a dormire tantissimo, però ci sto provando, ce la sto mettendo tutta. Fatto sta che comunque l'ho comprato, non l'ho ancora usato, è lì da una settimana, però just in case, perché se mi prende il mal di testa e non posso andare subito a dormire perché sono in giro, non voglio stare con questo disagio, è solo per quello. Se no, se sono a casa e sento che mi arriva il mal di testa, mi butto a letto e solitamente passa così, perché ho mal di testa da stanchezza. Quindi si tratta di nuovo di non spingere oltre il limite del proprio corpo. Veronica, basta, sono riuscita comunque ad arrivare a 25 minuti di filmato, non lo so come. Ma da quando sono diventata così chiacchierona? Comunque, ora prendo la mia valigia e partiamo, e ci rivediamo in un attimo in una situazione un po' più verde. Sono da mia sorella, ho dormito qui, questo divano, ah, comodissimo, la vista è letteralmente wow, e c'è un esserino molto dolce che dovete conoscere. Guardate qua. Saluta. Hanno preso una gattina e questa meraviglia si chiama Lucy. Saluta, vai, ciao. Dolcezza. È una piccola peste, ma dolcissima. Vero che sei dolcissima?
Vero che sei dolcissima? Sì. Sei dolcissima? Sì. Piano che cadi dal divano. Piano. Adesso è in modalità fusa. Oddio, sei troppo dolce. Sei troppo dolce. Piccola, piccola. Vai, saluta. 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 Potrei passare ore. Basta, adesso sto per ripartire, quindi ho fatto la seratina qui. Pizza. Mamma mia, che buona la pizza. Adesso siamo stati a fare colazione in una pasticceria locale. E adesso torno a casa e dobbiamo andare a vedere lo stato dei lavori perché oggi ci sono i miei operai a lavorare. Andiamo. Questo è uno di quei momenti in cui mi sto facendo prendere dallo sconforto. Tra ieri e oggi. Oh. Non sta andando proprio benissimo su tutta una serie di aspetti. E ora ci si mette anche la situazione a casa. È tutto fermo da un mese ormai perché io ci contavo, speravo che nel mese in cui sarei stata via sarebbero andate avanti delle cose. Qualcosa è andato avanti. Molte altre cose sono ancora lì. Adesso abbiamo il pavimento posato in tutta la casa. Ovunque. Qui sotto sul pavimento ci sono i sanitari, che si spera verranno posati la settimana che viene. Ho ordinato anche il box doccia e anche lui si spera verrà posato la settimana prossima. E devo piano piano comprare il mobiletto per il bagno e un letto. Poi vabbè, ovviamente mancano tutte le placchette degli interruttori e delle prese. E non vedo l'ora che vengano fatte queste ultime cosine che, diciamo, mi limitano un po' nel potermi trasferire. Che poi c'è un altro dato non trascurabile. Manca il gas e sto avendo serie difficoltà per collegarmi alla rete perché praticamente quelli prima di noi erano morosi e quindi è stato interrotto il gas e già prima di arrivare a sapere questo ci sono voluti quasi un mese e più per ottenere il pod. Una volta ottenuto il POD ho cominciato a fare le pratiche e mi venivano rifiutate proprio per questa ragione, quindi per tornare ad avere una fornitura a gas devo andare dal precedente fornitore, che non so quale sia, quindi ho chiamato i vecchi proprietari che non lo sanno, ho provato a mettermi in contatto con gli inquilini che vivevano qui, impossibile, quindi sto aspettando in un miracolo dall'ARERA. Per cui, se volete imparare dai miei errori, mi raccomando, quando comprate casa, controllate che non ci siano questioni di questo tipo in sospeso, quindi luce, gas, che magari sì, interrotta, ma non per morosità, perché se no, impossibile, fatevi dare il PNR e il POD, che sono i codici che identificano la fornitura nel vostro indirizzo.
fatevi dare l'impossibile per non avere questo tipo di problemi. Perché adesso questo mi sta rallentando parecchio, anche perché posso anche montare tutto quanto e finire di sistemare la casa, ma se manca il gas, la casa è inutilizzabile perché non posso farmi neanche una doccia, quindi manca proprio l'acqua calda. E diciamo che il riscaldamento in estate non serve, però una doccia la vuoi fare in estate, soprattutto. Per cui sta andando un po' così. Sono parecchio sconsolata in questo momento e non lo voglio nascondere. Perché alla fine quando sistemi una casa non è tutto rose e fiori, ed è anche giusto così perché non è una delle cose più semplici da fare. Ci vuole un po' di impegno, ci vuole un po' di fatica, e poi l'ho visto anche da mia sorella che stanno facendo fatica anche loro, quindi non mi posso lamentare più di tanto, però non posso neanche fingere che sia tutto perfetto. Ci sono delle cose che proprio non mi stanno andando giù, e tipo questo armadietto, una tra queste, perché è stato riverniciato, ma non mi fa impazzire perché è stato riverniciato anche il profilo, quello in metallo, e ovviamente quando apri, chiudi, si scrosta ed è uno schifo. Quindi mi sa che lo tirerò giù e lo sostituirò completamente con un altro. E poi adesso non abbiamo cambiato le porte, però appena si sistema tutto, penso che queste porte verranno cambiate perché non sono per niente in mood con questa bellissima casa che si sta piano piano creando. Basta, oggi sono stata paccata anche dagli operai in tutto ciò. Non mi stanno rispondendo al telefono. Molto bene. Per cui il lavoro che dovevano fare oggi di rifinire e sistemare questa sbavatura verrà di nuovo rimandato a data da definirsi. E per questo farò quello che posso fare. Adesso devo contarmi il numero di tappini che mi servono per le prese e quante placchette, perché ormai ho deciso quali prendere, e andarle a comprare la rubinetteria per il bagno, così giusto da portarmi avanti in qualche modo. Perché se no ho la sensazione che è tutto completamente fermo e questa cosa mi mette un po' di tristezza, però sta venendo insieme veramente una casa molto molto bella. E so che quando sarà pronta sarò molto felice del risultato. Basta, oggi devo lavorare un po', devo preparare delle cose da pubblicare sui vari social che gestisco e poi stasera si esce. Quindi non succederà molto altro, per cui direi che ci salutiamo qui. Ci vediamo nel prossimo video, spero con un mood un po' più positivo e con novità un pochino più interessanti. Io vi saluto, vi mando un mega abbraccio gigantesco. Ci vediamo nel prossimo video, ma fino ad allora mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!